di Giovanni, Gesù chiede: «Cosa volete che io faccia per voi?» E subito dopo li incalza: «Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gesù pone domande e proprio così ci aiuta a fare discernimento, perché le domande ci fanno scoprire ciò che è dentro di noi, illuminano quello che portiamo nel cuore e tante volte noi non sappiamo. Lasciamoci interrogare della parola del Signore. Immaginiamo che chieda a noi, a ciascuno di noi: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E la seconda domanda: «Puoi bere il mio stesso calice?» Attraverso queste domande Gesù fa emergere il legame e le attese che i discepoli hanno verso di Lui, con le luci e le ombre tipiche di ogni relazione. Infatti Giacomo e Giovanni sono legati a Gesù, ma hanno delle pretese. Essi esprimono il desiderio di stare vicino a Lui, ma solo per occupare un posto di onore, per rivestire un ruolo importante, per sedere nella sua gloria alla destra e alla sinistra. Evidentemente pensano a Gesù come Messia, un Messia vittorioso, glorioso, e da Lui si aspettano che condivida la sua gloria con loro. Vedono in Gesù il Messia, ma lo immaginano secondo la logica del potere. Gesù non si ferma alle parole dei discepoli, ma scende in profondità, ascolta e legge il cuore di ognuno di loro e anche di ognuno di noi, e nel dialogo attraverso due domande cerca di fare emergere il desiderio che c'è dentro a quelle richieste. Da prima chiede: «Cosa volete che io faccia per voi?» E questa domanda svela i pensieri del loro cuore, mette in luce le attese nascoste e i sogni di gloria che i discepoli coltivano segretamente. È come se Gesù chiedesse: «Chi vuoi che io sia per te?» E così smaschera quello che essi desiderano davvero: un Messia potente, un Messia vittorioso, che dia loro un posto di onore. E tante volte nella Chiesa viene questo pensiero, no? L'onore, il potere. Poi, con la seconda domanda, Gesù smentisce questa immagine di Messia e in questo modo gli aiuta a cambiare sguardo, cioè a convertirsi. «Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» In questo modo svela loro che Egli non è il Messia che essi pensano. È il Dio dell'amore che si abbassa per raggiungere chi è in basso, che si fa debole per rialzare i deboli, che opera per la pace e non per la guerra, che è venuto per servire e non per essere servito. Il calice che il Signore verrà è l'offerta della sua vita, e sua vita donata a noi per amore, fino alla morte e alla morte di croce. E allora alla sua destra e alla sua sinistra staranno due ladroni, appesi come lui alla croce e non accomodati nei posti di potere. Due ladroni inchiodati con Cristo nel dolore e non seduti nella gloria. Il re crocifisso, il giusto condannato, si fa schiavo di tutti. Costui è davvero figlio di Dio. Vince non chi domina, ma chi serve per amore.
ripetiamo, vince non chi domina, ma che serve per amore. Ce lo ha ricordato anche la lettera agli ebrei. Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi. A questo punto Gesù può aiutare i discepoli a convertirsi, a cambiare mentalità. Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Ma non deve essere così, per chi segue un Dio che si è fatto servo per raggiungere tutti con il suo amore, chi segue Cristo, se vuole essere grande, deve servire imparando da Lui. Fratelli e sorelle, Gesù svela pensieri, svela desideri e proiezioni nel nostro cuore, smascherando talvolta le nostre attese di gloria, di dominio, di potere, di vanità. Egli ci aiuta a pensare non più secondo i criteri del mondo, ma secondo lo stile di Dio, che si fa ultimo perché gli ultimi vengano rialzati e diventino i primi. Si fa ultimo perché gli ultimi vengano rialzati e diventino i primi. E queste domande di Gesù, con il suo insegnamento sul servizio, spesso sono incomprensibili. Incomprensibili per noi, come lo erano per i discepoli. Ma seguendo Lui, camminando la sua sequela e accogliendo il dono del suo amore che trasforma il nostro modo di pensare, possiamo anche noi imparare lo stile di Dio. Lo stile di Dio, il servizio. Non dimentichiamo le tre parole che fanno vedere lo stile di Dio che per servire: vicinanza, compassione e tenerezza. Dio si fa vicino per servire, si fa compassionevole per servire, si fa tenero per servire. Vicinanza, compassione e tenerezza. A questo dobbiamo anelare, non al potere, ma al servizio. Il servizio è lo stile di vita cristiano. Non riguarda un elenco di cose da fare, quasi che una volta fatte possiamo ritenere finito il nostro turno. Chi serve con amore non dice adesso toccherà alcun altro. Questo è un pensiero da impiegati, non da testimoni. Il servizio nasce dall'amore e l'amore non conosce confini, non fa calcoli, si spende e si dona. L'amore non si limita a produrre per portare risultati, non è una prestazione occasionale, ma è qualcosa che nasce dal cuore, un cuore rinnovato dall'amore e nell'amore. Quando impariamo a servire, ogni nostro gesto di attenzione e di cura, ogni espressione di tenerezza, ogni opera di misericordia diventano un riflesso dell'amore di Dio. E così tutti noi e ognuno di noi continua l'opera di Gesù nel mondo. In questa luce possiamo ricordare i discepoli del Vangelo che oggi vengono canonizzati. Lungo la storia tormentata dell'umanità, essi sono stati servi fedeli, uomini e donne che hanno servito nel martirio e nella gioia, come Fra Manuel Ruiz López e i suoi compagni. Sono sacerdoti e consacrati ferventi, e ferventi di passione missionaria, come Don Giuseppe Alamano, Suor Maria e Leonie Paradis e Suor Elena Guerra. Questi nuovi santi
hanno vissuto lo stile di Gesù, il servizio. La fede e l'apostolato che hanno portato avanti non ha alimentato in loro desideri mondani e smanie di potere, ma al contrario, essi si sono fatti servi dei fratelli, creativi nel fare il bene, saldi nelle difficoltà, generosi fino alla fine. Chiediamo fiduciosi la loro intercessione, perché anche noi possiamo seguire il Cristo, seguirlo nel servizio e diventare testimoni di speranza nel mondo.